Un cordiale buonasera ai telespettatori, ben trovati con l'edizione della sera del TG6 che apriamo parlando di Covid. Per vedere un rallentamento della curva epidemiologica bisognerà attendere l'arrivo della bella stagione. Ne è convinto Paolo Fazzi, responsabile del Dipartimento di Microbiologia dell'Ospedale Civile di Pescara. Certamente in autunno sarà necessaria una quarta dose, ma sentiamo cosa ha detto al collega Stefano Recanati. Da qualche settimana il ritorno alla socialità con l'allentamento di una serie di misure di protezione, il calo della copertura anticorpale accordata dai vaccini e la presenza crescente dell'ultima variante Omicron 2, molto più contagiosa del 30%, sta alimentando di nuovo paure rispetto ad una nuova rapida impennata della curva epidemiologica. Le ultime ondate del Covid potrebbero trasformarsi però in un'endemia, una fase in cui il virus continuerà a circolare ma senza causare le emergenze sanitarie. Diciamo, quando questo virus diventerà virus endemico e quindi in grado di dare solamente un banale raffreddore, significa che sarà diventato altamente trasmissibile, forse ancora più di Omicron 2, e apatogeno. Il calo di attenzione per il responsabile del Dipartimento di Microbiologia dell'Ospedale Civile di Pescara è dettato anche dal fatto che i mass media si siano concentrati maggiormente sul conflitto in Ucraina. Il cittadino medio inconsciamente pensa che magari la situazione sia del tutto passata, quando in realtà purtroppo le cose non stanno poi in questi termini. Il calo relativo nella diffusione tra i giovani ha spinto alcuni esperti a ritenere che questa potrebbe essere l'ultima ondata di contagi. Dunque, la pandemia di Covid-19 presto somiglierà a una sorta di raffreddore, con recrudescenza in coincidenza con l'abbassamento delle temperature, lasciandoci relativamente liberi d'estate. Una diffusione a clessidra. C'è una fase, diciamo, che stiamo ancora vivendo, dove c'è una grande quantità di soggetti infetti, poi si ha un restringimento che corrisponde al grande caldo, laddove però non c'è una strozzatura, c'è un restringimento, cioè il virus rimane e poi graduale aumento graduale dei casi nei mesi più freddi. Ci sarà bisogno di una quarta e addirittura una quinta dose e se sì, l'importante è farlo nel periodo autunnale, non aspettare dicembre come lo scorso anno. Probabilmente ci sarà bisogno di una quarta dose che in maniera, diciamo, intelligente dovrà essere eseguita appunto in autunno. Io penso che nel volgere di 12-18 mesi probabilmente fortunatamente questo virus si attenuerà completamente. E a proposito di Covid, oggi si registra un nuovo balzo in Abruzzo, 2904 i casi accertati nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più alto dallo scorso 8 febbraio. Sono 2904 appunto i nuovi casi e lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. I dati odierni portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 295.233 casi. Dei positivi odierni, 277 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi, purtroppo, e sale così a 3.049 il totale dei decessi. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 250.946 dimessi guariti, più 769 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 41.238 più 2.129 rispetto a ieri. 277 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre rimane invariato il dato relativo ai ricoveri in terapia intensiva, che sono ancora 13. I rimanenti 40.948 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.601 tamponi molecolari e 15.282 test antigenici.
Acquistano merce con conti senza giacenza. La Polizia di Stato ha effettuato 25 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati componenti un sodalizio criminale dedito alle truffe in danno di una società che opera attraverso una piattaforma di mediazione per i pagamenti online. L'attività investigativa svolta da personale della Polizia Postale di Pescara su delega della Procura della Repubblica, appunto di Pescara, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, ha accertato che gli indagati hanno acquistato con conti incapienti merce online da numerosi venditori italiani ed esteri. I venditori ricevevano il pagamento dei beni, tra cui orologi di lusso, preziosi e smartphone, dato che gli acquisti avvenivano tramite la predetta società, ma quest'ultima subiva un danno economico di circa 2 milioni di euro poiché i conti correnti di riferimento erano privi di giacenza. Nel corso delle perquisizioni è stato sequestrato diverso materiale, anche informatico, al vaglio degli inquirenti per i successivi accertamenti. E la Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto nell'ambito dell'operazione No Stop un benzinaio con prezzi truccati. Il totalizzatore delle colonnine incrementava il costo del carburante di 20 centesimi al litro rispetto a quanto esposto sui cartelloni. Giuseppe Dintino. I cartelli in strada indicavano un prezzo, ma il totalizzatore sulle pompe di benzina aveva una maggiorazione di 20 centesimi al litro. Con questo trucchetto un benzinaio no brand del pescarese riusciva ad attirare gli automobilisti che, sfiancati dai prezzi stellari del carburante, cercano i distributori con le offerte migliori. I clienti però, senza accorgersene, pagavano per ogni pieno effettuato circa 10 euro in più rispetto a quanto esposto sulla segnaletica. Il benzinaio in questione è l'unico che la Guardia di Finanza di Pescara ha beccato con le mani nel sacco nel corso di 5 giorni di controlli. Si tratta dell'operazione No Stop. In questi 5 giorni le Fiamme Gialle hanno effettuato 5 controlli sulla circolazione delle accise e 39 verifiche sul rilevamento dei prezzi. La prima fase dell'operazione, quella dei controlli sulle pompe, si è conclusa ieri, accertando il guadagno illecito del benzinaio scoperto. Quest'ora rischia le accuse di truffa aggravata e aggiotaggio, ovvero la speculazione sui rincari dei prezzi. La seconda fase dell'operazione No Stop invece è partita oggi. Riguarda la ricerca di mercati degli idrocarburi definiti opachi e in parallelo l'analisi sull'andamento dei prezzi rispetto al Platts, ovvero l'agenzia specializzata che in dollari americani definisce il valore in base a cui il carburante può essere venduto alle raffinerie. L'attività investigativa procederà dal basso verso l'alto, dalla provincia al mercato globale, fanno sapere dalla Guardia di Finanza. Intanto questa notte sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti approvati lo scorso 18 marzo dal Consiglio dei Ministri, che quindi sono in vigore da oggi. Tra i provvedimenti c'è anche la riduzione dell'accisa sui carburanti. Il taglio delle imposte per benzina e diesel vale 25 centesimi al litro, a cui aggiungere l'IVA al 22%. In totale lo sconto al consumo sui prezzi dei due carburanti ammonta a 30,5 centesimi. Per il GPL le accise diminuiscono invece di 8,5 centesimi. Sommando l'IVA si arriva al consumo a 10,37 centesimi. Così il prezzo del carburante, per la prima volta da due settimane, dovrebbe scendere sotto quota 2 euro. La riduzione delle accise avrà la durata di 30 giorni. La Guardia di Finanza Pescarese ha annunciato che monitorerà anche il settore dell'agroalimentare a caccia di speculazioni sui rincari dei prezzi dei beni di prima necessità. Ancora cronaca, 3 auto sono andate distrutte e altrettante sono state lievemente danneggiate a causa di un incendio che si è sviluppato la notte scorsa intorno alle 3:30 in via Baroncini a Chieti. L'auto dalla quale si sono sprigionate le fiamme è una Citroen C3 che durante la combustione si è trascinata per alcuni metri finendo contro la saracinesca di un garage di fronte. Le auto erano parcheggiate di fronte a un palazzo di 6 piani, la cui facciata è rimasta in parte annerita. Anche altre 2 auto che erano posteggiate accanto alla Citroen sono andate distrutte, mentre 3 veicoli, 2 posteggiati all'esterno, 1 nel garage, sono stati danneggiati. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, non sono stati ritrovati elementi che facciano pensare a un rogo di origine dolosa. Accertamenti e indagini sono comunque ora in corso da parte dei carabinieri della sezione radiomobile.
E torna il doppio collegamento settimanale di ITA Airways con Milano Linate dall'aeroporto d'Abruzzo, che spera in una primavera ed estate con grandi numeri. Ottimista il presidente della saga Catone, Paolo Renzetti. Buone notizie per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. Torna il volo ITA Airways Pescara-Milano-Linate, andata e ritorno con due frequenze giornaliere nel fine settimana. Tutto questo grazie ad un accordo commerciale che è stato sottoscritto tra la saga e la compagnia di bandiera italiana. Soddisfatto il vertice della società di gestione dello scalo aeroportuale abruzzese. Uno straordinario risultato raggiunto grazie anche all'ausilio di ITA Airways. Dal 7 di aprile si torna a due frequenze quotidiane, uno che consente il trasferimento da e per Linate la mattina con partenza qui da Abruzzo Airport e ritorno la sera, e rimane invariata la frequenza pomeridiana con arrivo a Pescara e ritorno a Linate nel primo pomeriggio. Nei giorni scorsi avevate anche annunciato due nuovi collegamenti dall'aeroporto d'Abruzzo. Sì, diciamo che ci apprestiamo alla Summer 2022 con queste tre buone notizie, il doppio collegamento su Linate e i nuovi collegamenti su Manchester e Memmingen. Queste sono scelte volute e condotte dalla nostra società di gestione con l'ausilio del vettore Ryanair. Abbiamo individuato queste rotte perché presumiamo anche che possano portare un importante incremento di politiche di incoming. Ma ora si punta ad un'estate ricca di voli, sperando di poter raggiungere i numeri degli scorsi anni. Beh, ci apprestiamo a un'importantissima stagione Summer 2022 con circa 20 destinazioni collegate, molto estero, una buona percentuale di incoming, quindi anche il territorio deve essere pronto a recepire i turisti che arriveranno in Abruzzo. Avremo un maggior numero di frequenze rispetto all'anno scorso e, per come sta andando il mondo, credo che non potevamo fare di meglio. Nuovi problemi al porto di Pescara, dove questa mattina dopo le 11 un peschereccio si è incagliato per i bassi fondali proprio nel corridoio centrale dello scalo portuale. Via radio i componenti dell'equipaggio hanno avvisato la capitaneria di porto. Sul posto è arrivato anche il motopontone, che stava lavorando sull'imboccatura per provare a disincagliare il peschereccio rimasto nella secca. E anche nei giorni scorsi, a causa dei bassi fondali, c'erano stati problemi per altre imbarcazioni. Protesta simbolica questa mattina del sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, che si è incatenato per protestare contro le mancate variazioni apportate al progetto di RFI, che secondo l'amministrazione comunale impatterà sul territorio. Buongiorno, siamo qua per il paese. Così come aveva annunciato ieri, questa mattina alle 12 in punto il primo cittadino di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, si è incatenato al passaggio a livello della frazione di San Buceto per chiedere una modifica al progetto del raddoppio del collegamento ferroviario Pescara-Roma. Al suo fianco un centinaio di cittadini con cartelli di protesta. Io dico sia al raddoppio ferroviario, ma un raddoppio ferroviario che non ci penalizzi. Noi oggi siamo qui alla difesa del territorio, stiamo qui per chiedere a RFI un colloquio, un'intesa chiara dove si possono definire quelle che sono le priorità del paese, volendosi, ripeto, il raddoppio, perché non bisogna abbattere case senza motivo, si può tranquillamente deviare, non si può mettere una murata di cemento qui sulla via principale del paese a tagliarci in due, ma c'è la possibilità, come già dimostrata da RFI nel 2018 con un progetto ad loro presentato e da noi oggi riproposto, che stiamo appunto riproponendo tra le interrogazioni, tra le osservazioni, che l'interramento si può fare. Quindi chiediamo un raddoppio, ripeto, con la salute e non con quello che potrebbe essere la nocività verso la persona. Quindi, come si legge dai cartelli, vogliamo un paese vivibile, non un paese soffocato. Vogliamo la salute, vogliamo che la salute venga difesa, vogliamo che il territorio venga rispettato. San Giovanni Teatino ha già dato troppo, ha già dato tanto, sia al raddoppio, sì all'interramento, evitiamo l'abbattimento delle case, perché io sto in questi giorni veramente piangendo insieme a chi avrà purtroppo la casa abbattuta, perché so cosa vuol dire fare una casa, avere un'abitazione, so quanto sudore, quanto sacrificio. Oggi dire sfolla, vai via perché devi passare ferrovia, purtroppo ho anche avuto concittadini che mi sono caduto tra le braccia, e questo a me mi rattrista e lotterò fino a quando questo non viene in qualche modo chiarito.
Da oltre 10 giorni attivo a Cerchio, ci spostiamo ora nella Marsica, il centro di accoglienza di profughi ucraini all'interno della ex scuola media in attesa di poter trovare un'ulteriore sistemazione. E proprio in questo lasso di tempo alcune famiglie stanno decidendo di potersi stabilire definitivamente nella Marsica. Il punto della situazione lo ascoltiamo dal sindaco Gianfranco Tedeschi. 52 persone, poi 45 perché alcune sono state trasferite subito, tra minori e grandi, grandi che potevano essere qualche mamma e alcuni tutori. Oggi due famiglie sabato sono state spostate al comune di Aielli e quindi 7 persone, quindi due grandi, due mamme e 5 figli. Una famiglia verrà spostata nei prossimi giorni in un alloggio del comune di Cerchio, che è un papà con 4 figliolette, 4 bambine. E devo essere sincero, ho chiesto a una importante azienda del territorio marsicano se poteva darci un aiuto in tal senso per questa persona, perché con 4 figliolette era difficile pensare in una prospettiva, visto che si spostano definitivamente per vivere nella Marsica, pensare un futuro, e mi ha dato la disponibilità e già da domani va a fare un colloquio di lavoro. È una goccia, non è niente, è poco, potrebbe pure sembrare come un non rispetto magari di ragazzi italiani, ma non è così. Viviamo un momento particolare dove tutti dobbiamo stare vicino a un concetto, che l'essere umano va tutelato, e non è possibile accettare guerre, non è possibile accettare morti, e non è possibile accettare che ci possano essere bambine come quelle che sono le figlie di questo ragazzo che ha 38 anni, questo ragazzo, che non abbiano più futuro per qualcosa di cui loro non hanno colpa. Ecco, io credo che il segnale che mi è stato dato questo imprenditore è una cosa importante. Ci sono richieste che sono arrivate da Cerignola Puglia, da altre zone pure comuni del Lazio, quindi adesso piano piano, soprattutto quelle che sono le famiglie che sono libere, loro si attiveranno per cercare di trovare un'accoglienza che possa dare loro una prospettiva di vita, una normalità. La nostra struttura rimane disponibile, abbiamo un incontro con l'associazione, forse qualcuno tornerà in Ucraina, però da quello che capisco molti non lo faranno, e quindi questo è il nostro dovere, cercare a quelli che non lo faranno di darci una prospettiva di vita. Cambiamo argomento. Il contenimento delle risorse idriche e le misure per fronteggiare la scarsità di acqua degli ultimi anni sono stati gli argomenti al centro del convegno organizzato dalla SASI di Lanciano. Università e addetti ai lavori si sono confrontati anche per studiare soluzioni che aiutino ad ovviare ai problemi di scarsità idrica. È Chieti la città che spreca più acqua in Italia. Dei 12.200 metri cubi immessi in rete, il 72% si disperde. E quanto emerge dai dati Istat, e sui quali ci si è interrogati al convegno che si è svolto questa mattina a Lanciano, organizzato dalla SASI, l'azienda che gestisce acquedotti, depurazione e fognature per 87 comuni della provincia di Chieti, compresi nel territorio del lato 6 chietino. Nella giornata internazionale dedicata all'acqua si sono confrontati gli addetti ai lavori, i sindaci del territorio e il mondo universitario con un unico obiettivo comune: contenere la dispersione delle acque e prevenire gli episodi di emergenza idrica. Presidente, cosa si può fare per migliorare il contenimento idrico nella nostra regione e la disponibilità idrica? La disponibilità idrica dipende innanzitutto dalle fonti di approvvigionamento. Purtroppo con questa carenza degli ultimi anni stiamo attraversando momenti più che difficili. Già dal mese di gennaio stiamo attuando delle turnazioni, turniamo su 30 comuni per un totale di 30.000 utenze. Essendo ancora l'estate molto lontana, abbiamo serie preoccupazioni. È vero che su questo aspetto abbiamo 3 grossi progetti già finanziati col PNRR, però sono lavori che daranno una risposta tra il 2026 e il 2027. E cosa essenziale, l'ultima misura che è uscita per quanto riguardano i gestori dell'acqua, che è quella del recupero delle perdite all'interno dei centri storici.
Oggi mi dicevano che la città di Chieti è risultata ultima in Italia addirittura per la perdita dell'acqua e in più l'Italia è la nazione del mondo dove si perde più acqua. Generazioni di teramani si ritroveranno sabato 26 marzo sul corso principale di Teramo per trascorrere una serata con la propria comitiva, come quando erano adolescenti. È il nuovo appuntamento dei ragazzi di Corso San Giorgio, tanti anni dopo, che promette musica, spettacoli e tante sorprese revival. Tania Bonnici Castelli. 26 marzo, un sabato speciale per Teramo e per tante generazioni di teramani che si ritroveranno a fare lo struscio sulla via principale della città, esattamente come quando erano adolescenti, con la stessa leggerezza e lo stesso entusiasmo. È il nuovo appuntamento dei ragazzi di Corso San Giorgio tanti anni dopo. Gli organizzatori, un gruppo di amici legati da un forte sentimento di teramanità, chiamano a raccolta i ragazzi di un tempo a rivivere una serata revival con musica ed intrattenimento. Intrattenimenti d'epoca. Il Luogo con il Cuore nasce perché comunque è il cuore per la nostra città, è il cuore, il centro è il Corso San Giorgio, dove comunque noi da piccoli eravamo sempre presenti in tutti i pomeriggi quando non c'erano i telefonini, WhatsApp, Facebook, si andava lì per socializzare, no? E quindi niente, nasce tutto da lì, poi con questi fantastici ragazzi abbiamo creato questa associazione e cerchiamo di fare anche del bene, del sociale. L'evento si svolgerà il 26 marzo, ore 17.30 a Piazza Martiri e poi si dislocherà per ovviamente il Corso San Giorgio con tantissime sorprese. Una festa super perché quest'anno abbiamo investito più del 50% della precedente edizione. L'attore principale della serata sono i teramani e gli artisti teramani, con simpatica esibizione, con musica divertente, sperando di passare una serata diversa. Il clou finale ce l'abbiamo con la Compagnia dei Folli che faranno uno spettacolo solo per noi. Sono delle coreografie con le migliori musiche degli anni 70, 80, 90. Ma cosa avrà di speciale questo Corso San Giorgio che resta nel cuore di tutti i teramani, anche in quelli che vivono in metropoli importanti, bellissime? È il luogo dove per la prima volta ti dai appuntamento con gli amici della tua prima comitiva, dove speri di incrociare lo sguardo del tuo primo amore, dove hai sfilato per la prima volta protestando contro regole che non condividevi e dove hai esultato insieme agli altri per vittorie e conquiste. Un posto davvero speciale e sabato in Corso San Giorgio a Teramo, Love is in the air. Ha riscosso grande successo a Picciano, in provincia di Pescara, il corso di formazione digitale Nonni Tecnologici, che è stato organizzato dall'amministrazione comunale e curato dall'esperto Mario Bisceglie dell'Associazione Culturale Mondo Digitale. La pandemia sicuramente ha aperto un mondo diverso, un mondo social anche a quelle persone che erano un po' difficoltose all'utilizzo di questi mezzi tecnologici. Sindaco Catani, a Picciano avete avviato un corso per avvicinare anche a scoprire quali sono le competenze per usarle, ma soprattutto quali potrebbero essere i rischi nell'usarlo. Vorrei ringraziare Mario Bisceglie, il signore che ha organizzato questo corso a Picciano. Vedo che la cittadinanza ha risposto in tanti, siamo circa 30 iscritti, tutte persone dai 60-65 in sopra, e vedo che hanno voglia di imparare, di capire. Io sono contento per quello che stiamo facendo per queste persone anziane, perché mentre i giovani possono scendere a Pescara lungo la costa e passare le serate, per le persone anziane il social oggi è diventato importante, hanno pure modo di tenere impegnata la mente. La possibilità di avvicinare anche queste persone a quelli che sono i familiari che vivono all'estero o anche amici che non incontrano da tanto tempo. Sì, infatti l'altro giorno parlavo proprio con un signore di Picciano che ha circa 80 anni e mi diceva lui ha una sorella in Argentina che ha qualche anno in più di lui e lei è partita che aveva 17 anni e non si sono più visti e con WhatsApp, con Messenger, con Facebook riescono a fare una videochiamata una volta alla settimana e per lui è cambiato perché dice guarda io non vedevo più mia sorella da quando eravamo piccoli.
cittadini oggi è felice di questa cosa. Chiudo, tra le problematiche anche quelle di non cadere nelle fake news, si sa che proprio a quell'età è anche facile incappare a queste cose. Beh certo, infatti il nostro organizzatore la prima cosa che ogni giorno gli ripete sempre di stare attenti, che se ne deve fare un uso attento, però oggi sappiamo pure che nelle famiglie ci stanno i nipoti, i figli che sono diventati, specialmente i ragazzi, sono diventati dei tecnici. Certo, non si possono avventurare in situazioni poco piacevoli. E siamo alla pagina sportiva, 5 giornate dalla fine, il Pescara è solo al 4° posto ed è ancora 2 punti dal 3° posto. Guardando il calendario, le prossime 2 giornate sembrano decisive per sferrare l'affondo per la 3ª posizione occupata dal Cesena. Il servizio è di Andrea Costantini. Il verdetto del Bonolis è stato giusto, lo 0-0 del derby è stato un punto preziosissimo in chiave salvezza per il Teramo ed è stato subito chiaro. Si attendeva il posticipo del Manuzzi tra Cesena e Reggiana per pesare il punto del Pescara ed il 2-2 maturato nel finale fa sorridere Auteri e i suoi giocatori, anche perché i bianconeri romagnoli si erano ritrovati avanti 2-0, reti di Pierini su un rigore inesistente e Pittarello, prima di subire la rimonta firmata dal neoentrato Zamparo e Lanini. Quindi distanze immutate dal 3° posto ed Entella staccata di un punto. Il bilancio è certamente positivo a patto di riprendere subito forte. Le prossime 2 giornate sembrano decisive per sferrare l'attacco alla 3ª piazza. Il Pescara ospiterà l'Adriatico, un Pontedera in grande difficoltà, poi avrà la trasferta molto ostica di Lucca. Il Cesena andrà sul campo di una Fermana in cerca di punti salvezza e poi avrà lo scontro diretto con la Virtus Entella. Il 3° posto è importante in chiave playoff, anche perché permette l'accesso direttamente al 3° turno, evitando le partite secche dei primi 2, con la possibilità di prepararli anche con un tempo apprezzabile di 2 settimane dalla fine del campionato, che si conclude il 24 aprile. Le terze entrano in scena l'8 maggio. Pescara che domenica sarà anche animato dalla voglia di vendicare la sconfitta dell'andata, che per la squadra e per Auteri è stato il punto più basso della stagione, con tanto di dura contestazione dei tifosi che avevano affrontato la trasferta toscana, e confronto serrato con lo stesso Auteri, la cui sorte sembrava segnata. Rumors lo volevano prossimo all'esonero, con un possibile ritorno in panchina di Massimo Oddo, sotto contratto col club biancazzurro. Dal guado il Pescara è venuto fuori, Auteri ha ridato forza alla sua panchina con un buon finale di andata, Oddo ora è al Padova. Domenica tra i biancazzurri mancheranno Sorrentino, convocato in Under 20, e Ingrosso, squalificato. Rientreranno Drudi e Cernigoi. Nel Pontedera, risceso al 10° posto, con un solo punto nelle ultime 4 partite, mancheranno gli squalificati Specie e Milani, quest'ultimo in gol nella gara d'andata. Dopo il derby con il Pescara, oggi è tornato ad allenarsi il Teramo, che a quota 37 punti è davvero vicino alla conquista della permanenza in Lega Pro. Il centrocampista Mattia Lombardo conferma che nello spogliatoio c'è la sensazione di aver preso l'abbrivio che porta all'obiettivo stagionale. Il servizio. Dobbiamo essere responsabili che abbiamo 5 partite davanti, 5 opportunità per portare ogni volta a casa 3 punti e 5 opportunità per chiudere la pratica per il raggiungimento del nostro obiettivo, che è il mantenimento della categoria. Quindi siamo indirizzati secondo me sulla strada giusta, ma bisogna sempre tenere ben chiaro questo tipo di atteggiamento mentale prima di tutto, perché sai, questo tipo di atteggiamento, poi le gambe, i risultati, come avrete visto, vanno di conseguenza, come logica conseguenza, però questo è quello che noi dobbiamo premere tutti i giorni qui al nostro campo d'allenamento e per poi portarlo alla domenica. Ci dobbiamo ricordare l'entusiasmo e la felicità che abbiamo avuto nel rientrare nello spogliatoio sia dopo fermo che dopo Pescara, anzi addirittura dopo Pescara eravamo talmente convinti di poter, anche perché anche secondo tempo noi abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio rispetto al Pescara, e quindi
Dipende da noi, se noi entriamo con quel tipo di atteggiamento, con quella mentalità, anche con questo forte desiderio e voglia di rimanere con la porta inviolata. Avete visto anche Mordini, il recupero che ha fatto, la parata di Perucchini, l'entusiasmo che c'è, che abbiamo quando un compagno chiude un'azione che ti aiuta. Quindi ecco, questo secondo me è la base di partenza su cui noi dobbiamo ripartire sempre, da quale prossime 5 partite, ne abbiamo affrontate 2, le abbiamo fatte molto bene, ora abbiamo la terza e così via, ma con questo tipo di atteggiamento sicuramente porteremo a casa punti, quindi dobbiamo premere su questo obiettivo, su questo atteggiamento. Ma io sono molto contento, orgoglioso di aver scelto di rimanere. Sì, ci sono state delle possibilità per andare via, come avete letto, come sapete benissimo, e anche se la mia volontà era già stata espressa al direttore, al mister, fin dall'inizio di voler rimanere, perché comunque, come avevo già detto in precedenza, a dicembre, quando comunque ci siamo compattati, confrontati, avevamo preso anche delle posizioni importanti, e quindi ecco, non sono quel tipo di persona che dice le cose e poi abbandona magari una barca, anzi mi piace affrontare le sfide più difficili e poter uscirne a testa alta insieme a tutti i miei compagni di squadra. Ed ora il volley. In A2 la Sieco Ortona firma l'impresa della domenica battendo Santa Croce al quinto set. In A2 femminile Altino battuta da Modica al tie break nella prima gara della pool salvezza. In A3 vince ma senza convincere l'Abba Pineto. Sergio Zappalorto. È più di una semplice impresa. La Sieco, dopo 3 ore con un set vinto 34-32 durato 46 minuti, batte al tiebreak, e poteva andar meglio, la fortissima vice capolista Santa Croce sull'Arno, apparsa persino superiore al mitico Bergamo col duo Walla Fedrizzi. Cuore immenso, voglia di farcela e salvarsi, agonismo allo spasimo, ma anche tanta qualità e, tra le righe, infinito lavoro dietro le quinte, se noi toscani non li batti. Bravissima Ortona, bravissimi tifosi, i soldi di Dragoni, non solo, ottimo un ambiente, tutto che vuol dare un senso logico a una rincorsa che ha dell'incredibile se si pensa all'andata. Splendida prestazione collettiva, con citazione particolare per De Paolo e Ferrato, e in crescendo Fabi. Rinascita di Sant'Angelo, peccato aver sciupato un punto che sarebbe oro colato per una classifica che comunque erode 2 lunghezze al Portoviro. A un paio di turni dal termine, passando per i play-out, il miracolo appare possibile. Stenta, e non avrebbe dovuto, l'Abba Pineto, che liquida 3-0 un Brugherio retrocesso e composto da ragazzi appena usciti da scuola. Di buono il successo, ma in una serata con Bertoli in cattedra non si può rischiare di regalare set a un avversario senza pretese, a cui in ogni caso vanno gli applausi. In A2 femminile il via alla pool salvezza, senza fortuna, ma non è la prima volta, dal 2-1 al 2-3 con un tiebreak compromesso per un soffio, perso a 13 naturalmente, l'Altino non ce la fa contro un Modica dei tanti ex, tra tecnico e atlete, un gran peccato anche per il morale appena ritrovato. In B KO pesanti di entrambe le nostre Alba e Paglieta, mentre in B1 femminile pausa forzata per la Teatina. In B2 infine vince solo il Teramo, che conserva la vetta ma ha una gara in più, con un bel 3-1 sul Pagliare, mentre cedono la Cetias Montesilvano a Potenza Picena e un rabberciatissimo Pescara 3, anche stavolta con quasi tutte under 18 in campo, nello sconto salvezza a Bisceglie. Riposo obbligatorio per la Danunziana a Bari. Ed è tutto per questa edizione della sera, non perdete l'appuntamento alle 21 con la trasmissione Pro Teramo condotta dal collega Jacopo Forcella. Io mi fermo qui, il TG tornerà alle 23 con l'edizione della notte. Arrivederci.